Andiamo a vedere quello che è successo al momento della sostituzione di De Rossi, perché Cesare, grande esperto di labiali, come sapete, da tanti anni, insomma, e di mimica del volto, non la prende proprio benissimo. No, non la prende proprio benissimo. Guardate queste immagini. Guarda, questo è il momento in cui si siede in panchina, certamente è una sostituzione pesante, scaglia la bottiglietta. È arrabbiato, probabilmente è arrabbiato anche per la sua prestazione. Non è stata una prestazione eccezionale quella di De Rossi, forse ha dato meno di quello che si aspettava, quindi chiaramente anche lui è poi allontana uno degli accompagnatori. Questa è l'esultanza al gol di Florenzi, esatto. Questo è il gol del pareggio. Io devo dire che in queste situazioni ci sono giocatori, lui la sente molto la maglia, sente molto questo attaccamento alla maglia giallorossa, la vive intensamente questa situazione, quindi probabilmente patisce più di un altro se non riesce a dare un contributo essenziale alla sua squadra. Quello che non riusciremo mai a interpretare se ce l'aveva con se stesso o con qualcuno. Lui è un giocatore di spirito, io se facessi l'allenatore vorrei giocatori con questo sì, carattere. Assolutamente sì, ma anche da queste immagini si vede che la leadership, il carattere viene fuori. Cioè, certo. Se sei arrabbiato perché certo. Non hai fatto, o quantomeno non ti è venuto fuori il massimo, credo che sia importante. Ti è mai capitato, Cesare, nella tua carriera? Io sempre.